solistica cosa fa? Lavora con la manualità e quindi fa dei massaggi olistici utilizzando oli neutri e oli essenziali per riuscire a far raggiungere il massimo benessere alla persona che lo riceve. Io personalmente sono molto improntata su quelli orientali e ho fatto un percorso in Thailandia. Di conseguenza lavoro con la digito corpo pressione, viaggi sensoriali attraverso aromi creati con oli essenziali. E i viaggi sensoriali come vengono effettuati? Con quale tecniche, con quali aromi? Allora, si possono utilizzare delle miscele di oli vegetali, oli essenziali riscaldati rigorosamente nel palmo della mano, perché gli oli essenziali si attivano con il calore e dopodiché si fanno inalare alla persona che riceve il massaggio o il trattamento olistico. Si chiede sempre se vogliono essere più energizzati piuttosto che rilassati. Ciò che sente la persona, il bisogno, la necessità che ha in quel momento, viene poi di conseguenza soddisfatto con il trattamento olistico. Questo è un viaggio sensoriale, quindi si fa attraverso l'olfatto, con queste composizioni di oli vegetali o essenziali, solo oli essenziali o aromi con una base d'alcol biologico e oli essenziali. Perché l'aromaterapia è così importante, è così efficace nei trattamenti olistici? Perché sempre più spesso viene proposta. Perché serve proprio a proiettare, a preparare psicologicamente la persona che appunto riceverà il trattamento, nel senso che oggi come oggi lo stress è la componente primaria di quasi ognuno di noi, fortunato chi non lo è, ma lo trovo difficile trovare gli esenti da stress, e di conseguenza è un bene portare una persona a ricevere il trattamento. Lo si fa attraverso appunto viaggi sensoriali, quindi sono quindi aromaterapia, una terapia che si sviluppa con degli aromi, inalando degli aromi. Gli aromi in qualche modo sono degli attivatori di alcune parti del nostro cervello sulle quali abbiamo bisogno di sbloccare poi anche a livello fisico, quindi ed emotivo. Sui recettori, anche perché non c'è cosa più potente in natura degli oli essenziali, e ogni olio essenziale ha una funzione specifica che agisce sia a livello topico che a livello sensoriale, alcuni con un'ottima conoscenza a livello orale, e di conseguenza abbiamo un ottimo risultato.